Incredibile come a volte è tutta una questione di definizione. Viene da me una giovane ragazza, appena maggiorenne, che mi dice di avere i pensieri come un geyser. Per fortuna nel mio percorso di formazione una delle domande più importanti che ho imparato a formulare è: che significa? Inizio così a farmi descrivere pian piano cosa vuol dire avere i pensieri come un geyser, andando sempre più nel concreto, fino a capire insieme a lei che tutti i giorni, tutto il giorno, rimugina su qualunque cosa, cioè pensa attivamente a tutto, in modo disordinato, andando da un pensiero all'altro. A quel punto le chiedo, quindi se ho capito bene, il problema che ti causa sofferenza e per il quale sei qui è il fatto che tutti i giorni tu pensi in modo caotico, senza sosta, soltanto da pensiero e pensiero e così via. E quando lei risponde sì, capisco che da quel momento abbiamo qualcosa su cui lavorare, che non dipende da una mia interpretazione, ma da una sua descrizione. È parere di molti terapeuti brevi che una delle cose che aiuta a velocizzare la risoluzione di un problema è proprio la definizione del problema stesso. Ora, questo può sembrare scontato, giustamente qualcuno dirà che magari è l'ABC, però in realtà non è così scontato come sembra, soprattutto non è sempre chiaro come definire il problema. Tolto il fatto che questa non è una prerogativa di tutti gli approcci di terapia breve, perché ad esempio nella terapia centrata sulla soluzione di norma non si va proprio a definire il problema, sebbene non è che questa sia una parte sempre del tutto esclusa. Tutto questo, dicevo, un punto chiave da capire è che il modo in cui definirai il problema potrà in buona parte determinare la lunghezza o la brevità dell'intervento. Ecco, questo è un aspetto che non va trascurato perché è, come dire, è il segreto, per così dire, di ciò che rende breve una terapia breve. Prendi ad esempio una definizione del problema che si rifaccia esclusivamente a una categoria diagnostica di un tradizionale sistema sonografico come il DSM. Il fatto di definire il problema come disturbo bipolare di tipo 1 o disturbo da stress post-traumatico ha almeno tre implicazioni. Da un lato stai semplicemente dando un'etichetta a una serie di comportamenti e percezioni della persona che può essere utile per andarti a ricordare cosa dicono i tuoi testi su quell'etichetta, però ti devi anche ricordare che la critica principale fatta a questi sistemi è che l'etichetta in sé non ti sta dicendo nulla sulla soluzione del problema. Da un altro, rischi che l'etichetta ti faccia cadere in una trappola autoreferenziale che ti porta a cercare o anche solo a evidenziare tutto ciò che conferma l'etichetta stessa, magari invece a trascurare il resto o a guardare la persona con le lenti dell'etichetta. E da un altro lato ancora, l'etichetta porta in sé una serie di significati altri, stratificati l'uno sull'altro, di cui magari potessimo essere tutto consapevoli, come ad esempio il fatto che un paziente paranoico è per sua stessa natura resistente, qualunque cosa voglia dire, o che per trattare un ossessivo ci vogliono necessariamente molte sedute e l'ausilio dei farmaci, cose che non sono dentro il problema in sé. In pratica rischiamo di finire per vedere l'etichetta e non la persona, oppure peggio, rischiamo per finire di trattare la diagnosi anziché aiutare la persona. Allora, a questo punto la domanda è: ma che devo chiedere alla persona per definire il problema in modi che mi permettano di abbreviare la terapia? Ovviamente molto dipenderà dall'epistemologia di riferimento, però penso che una prima pratica utile sia quella di arrivare a una definizione operativa. Che significa? Significa una definizione che ti permetta di capire le operazioni che compongono il problema, cioè che cosa fa la persona per via del problema, a causa di esso, come risposta ad esso, eccetera, eccetera. Prendiamo l'esempio della ragazza di prima. Il suo geyser di pensieri era, in termini operativi, il fatto di pensare costantemente, in modo disordinato, a ogni cosa. Vedi che già così diventa più facile avere di fronte una serie di possibili soluzioni, perché è molto probabile che fermando o modificando quel pensare, che è un'azione, quindi un comportamento mentale in questo caso, il problema stesso andrà a essere modificato. In casi simili, ad esempio, quello che potrei andare a chiedere è il fatto di scrivere i pensieri anziché pensarli, facendolo nel modo più ordinato possibile, cosa che spesso dà tregua alla persona e che comincia a rendere più ordinato quel comportamento caotico. Ovviamente tutto questo discorso vale lo stesso
anche se la persona arriva con una definizione a priori, come sono depresso o un disturbo ossessivo compulsivo o così via. Non mi fermo all'etichetta che mi porta, ma cerco di capire in termini operativi cosa significa per lei, che cosa fa che lei attribuisce all'essere depresso, ossessivo e così via. Di base, per avere delle linee guida pragmatiche, quelle che puoi fare per definire in termini operativi il problema sono seguire le 4 W: what, where, when, who, cioè cosa fai, dove lo fai, quando lo fai e chi eventualmente è coinvolto. A questo punto ti rendi conto che diventa più facile sia identificare il funzionamento del problema, sia magari cominciare a proporre dei cambiamenti. Ad esempio, il bravissimo Bill O'Hanlon suggerisce proprio di introdurre dei cambiamenti in una di queste variabili: nel luogo in cui si manifesta il problema, nei tempi, nelle modalità, nel coinvolgimento degli altri e così via. Insomma, queste sono giusto alcune idee, però spero ti abbiano dato gli spunti per capire come spesso tanto il problema quanto la soluzione sono una questione di definizione.